Davvero grande amarezza per questo epilogo della finale di Wimbledon. Jasmine Paolini è andata veramente vicina a un grandissimo traguardo e alla fine sfuma proprio nel terzo set, grazie a una grande Barbora Krejcikova che vince il suo secondo slam della carriera dopo il Roland Garros 2021, vince con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-4. Peccato davvero, perché a inizio terzo sembrava davvero dalla sua parte l'inizio della partita. Stava giocando bene Jasmine, è inciampata in quel game, in quel doppio fallo, un po' provocato anche dalla chiamata del challenge fondamentalmente, sul tre pari, il fatidico settimo game, e lì sono un po' svanite purtroppo le chance da parte insomma di Jasmine Paolini, che comunque ha avuto anche le palle per rientrare in partita, perché la tensione da parte di Krejcikova c'è stata, è andata avanti 30-0, ha avuto due championship point al secondo, è riuscita al terzo è riuscita a chiudere, però insomma davvero davvero un peccato, perché anche lì, insomma, ci ha avuto quelle due palle del contro break che sono state un po' illusorie, perché poi ha giocato benissimo in quelle situazioni Paolini e Krejcikova, che è stata veramente brava a gestire la tensione nell'ultimo game. Ci potevano essere situazioni gestibili meglio, però obiettivamente non mi sento di rimproverare praticamente niente a questa ragazza, perché insomma davvero ha fatto un torneo straordinario, ha sfruttato l'occasione ed è andata davvero vicino, vicino a un grande traguardo. È sfuggita veramente per un soffio questa vittoria che insomma sembrava davvero a portata di mano a inizio terzo, e lì insomma ha giocato davvero da campionessa Krejcikova, e c'è poco da dire. Soltanto l'amarezza, perché davvero insomma è andata un passo da un traguardo inimmaginabile, perché Paolini veramente sta giocando da mesi a livelli inimmaginabili. Questo perché è davvero incredibile quello che sta facendo Jasmine, e insomma. Quindi è veramente un peccato non aver messo una ciliegina sulla torta, però insomma va bene così. Fatemi sapere voi nei commenti invece che cosa ne pensate, lasciate anche un piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Insomma davvero giù il cappello per questo torneo da parte di Jasmine Paolini, e io spero che prima o poi questa ciliegina sulla torta arrivi, questa vittoria slam arrivi, perché insomma due finali di fila, poi questa è stata davvero davvero giocata bene, davvero un pizzico di più se lo meritava, magari già arrivare al tiebreak del terzo e deciderla lì forse sarebbe stato l'esito più giusto. E a questo punto un buon proseguimento a tutti, ci vediamo al prossimo video.